Le istituzioni europee hanno deciso di affidare ad Enrico Letta l'incarico di scrivere un rapporto sul futuro dell'Europa. E niente, fa già ridere così. Letta è l'ex leader del Partito Democratico, ex premier di Sinistra in Italia, volto di punta dei socialisti europei. Rappresenta praticamente tutti i responsabili del disastro dell'Unione Europea degli ultimi anni, tra l'altro sonoramente sconfitti in Italia. Per Letta la transizione verde è indispensabile e bisogna accompagnare agricoltori, imprese e industria dell'auto. Esattamente ciò che però la sua maggioranza non ha fatto, anzi, grazie a voi questi settori sono in crisi. Letta ci ricorda che l'Europa non deve cedere sul ruolo di leader nel settore manufatturiero, ma è proprio grazie ai vincoli, tasse e burocrazie volute dall'Europa che ci troviamo in questa condizione. Enrico Letta, uno che ha uno strano concetto di democrazia e ci ha tenuto a dire che i cordoni sanitari sono fondamentali per fermare le destre. Lui, proprio lui, che ha ribadito che servono più migranti regolari per lo sviluppo, andando contro diversi paesi, anche i socialisti, che finalmente dicono che bisogna fermare l'immigrazione. Insomma, veramente vogliamo farci dare lezioni da Letta, colui che dice che l'ex ministro Fornero è stato un ministro ottimo quando invece ha solo distrutto il nostro paese? Grazie.